Finisce 2-0 per il Matese la gara contro l'Avastesi allo stadio Ferrante di Piedimonte Matese, con due reti di ottima fattura di Sorrentino nel primo tempo e di Esposito nel secondo, con altri 3 punti che si aggiungono alla classifica. Matese sempre in partita, disputando un'ottima gara e ottenendo la terza vittoria consecutiva. Intervallo extracalcistico da dimenticare perché a causa di una emergenza sanitaria l'eliambulanza ha dovuto atterrare sul terreno del Ferrante. Il secondo tempo, infatti, è iniziato con 25 minuti di ritardo, ma questa è poca cosa rispetto alla salute. Purtroppo, ancora una volta, torna di forte attualità la mancanza di una pista di atterraggio per l'eliambulanza. Nel secondo tempo la musica non cambia, con la squadra di Urbano a fare da padrona. E sentiamo proprio Urbano che cosa ha detto a fine gara. Mister, sono tre allora. I numeri dicono questo, sono tre vittorie frutto di tre ottime prestazioni, la squadra sta crescendo, cosa importante oggi che non abbiamo preso neanche gol, il primo tempo secondo me abbiamo fatto molto molto bene, creando diverse difficoltà alla squadra avversaria che per me è una signora squadra, ha dei giocatori importanti, però noi oggi siamo stati veramente bravi perché abbiamo saputo soffrire, abbiamo saputo giocare quando dovevamo giocare, abbiamo saputo giocare tra le linee quando dovevamo giocare tra le linee, abbiamo saputo attaccare lo spazio quando era necessario attaccare lo spazio. I ragazzi oggi sono stati veramente bravi, gli devo fare i complimenti. Situazioni infortunati, la gamba Esposito soprattutto. Beh, la gamba e Esposito si sono allenati poco e niente la settimana scorsa. Riccio purtroppo deve portare il gesso per altre 2 settimane. Non avevano, nessuno dei due aveva i 90 minuti, tra l'altro la gamba era stato pure ammonito, quindi per non rincorrere un'eventuale doppia ammonizione. Esposito si è allenato pochissimo, però è un giocatore che quando riusciamo ad innescarlo è capace di spostare gli equilibri. Dopo il trist ci viene il poker, no? Ma questo non lo sappiamo perché non possiamo prevedere il futuro. La cosa importante è dare continuità al lavoro che stiamo facendo. I ragazzi stanno crescendo sia sul piano fisico, sul piano tattico e soprattutto sul piano mentale. Protagonista oggi con una grande prestazione anche il portiere Palompo, sempre sicuro e senza una sbavatura. Lo abbiamo portato ai nostri microfoni e sentite che cosa ci ha detto. Allora, tornare di titolare, Beh, è stata un'emozione indescrivibile. Diciamo che da come ci eravamo lasciati 2 stagioni fa, poter tornare ad essere titolare qui in casa è stata un'emozione indescrivibile. Ringrazio il pubblico che mi ha accolto in una maniera calorosa e spero di poter essere utile il più possibile. Cosa si prova a essere un portiere titolare e stare purtroppo in panchina per motivi anagrafici? Beh, purtroppo sono le regole della Lega, non possiamo fare altro che prenderne atto e rimanere a disposizione del mister e farsi trovare pronti qualora ce ne fosse bisogno. Ecco, il mister ha avuto parole bellissime per te. Ringrazio il mister per la fiducia che mi ha riservato e mi metterò sempre a disposizione dello staff. Dal Ferrante è tutto, Lorenzo Applauso per Casertasera.it.